siamo a Pesaro, il corteo è appena iniziato, sono le 15.30. Noi sappiamo che questi biolaboratori sono pericolosi e stiamo rischiando una seconda guerra. Voi da dove arrivate? Da Gubbio. E noi diciamo no, perché non siamo cavie, non siamo schiavi, ma siamo cittadini liberi. Da Pesaro a Perugia, passando per Siena, le chiamano già le One d'Italia, perché tra le pieghe del PNRR con i soldi pubblici stanno spuntando dappertutto biolaboratori dove si manipolano virus pericolosi, quasi uno per ogni regione. A capo di tutti questi BSL3 ci sarà Siena. È qui che è già nato il nuovo biotecnopolo. Ecco la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ed è qui che Bill Gates ha promesso gli altri investimenti. Chi ha autorizzato tutto questo? E perché? Sono le 12, siamo appena arrivati a Pesaro. Come vedete ci sono già migliaia di persone, molte altre stanno arrivando. E Pesaro sta diventando un po' il simbolo di quelli che dicono no ai biolaboratori di tutta l'Italia. Da dove arrivate? Belluno, Belluno. Gubbio. Tutta la Liguria è qui per sostenere Pesaro. Qui ci sono gli studenti contro il Green Pass di Udine. Di cosa avete paura? Non è stato fatto neanche un referendum per chiedere alle persone se li vogliono o meno i biolaboratori. Ma chi vi dice che siete contro la scienza? Perché questa non è scienza. C'è la scienza vera della salute o la scienza dei poteri forti, quelli che vogliono lucrare sulla salute dei cittadini. Il biolaboratorio significa che ci volete ammazzare, perché tanto poi sfugge. Questi esperimenti non servono per il nostro bene, non servono per curare le malattie. Come vedete non stanno sfilando al centro di Pesaro, ma sono stati confinati in questa zona periferica. Peccato che la retorica del 1° maggio abbia vinto sulla protesta, e quando il corteo viene fatto sfilare in mezzo al nulla esplode la rabbia. Io sono venuta qui da Spezia, non mi piace questa presa per il culo, dove ci stanno dirottando nel nulla. I cittadini di Pesaro devono vedere e ci tengono qui isolati, è una vergogna. Siamo ai piedi della città di Perugia e proprio qui in questo terreno l'Istituto Zooprofilattico vuole trasferire il suo già esistente laboratorio BSL3 e con i soldi del PNRR 38 milioni di euro creare la cosiddetta officina farmaceutica, cioè un laboratorio ancora più grande. Quindi l'Istituto Zooprofilattico sta costruendo ben due biolaboratori. Esattamente, Pesaro dipende da Perugia. Ecco la delibera dove si annuncia che l'Istituto Umbrie Marche vuole realizzare entro il 2023 il nuovo polo strategico con strutture ad elevato contenimento biologico. Perché stanno costruendo questi nuovi BSL3? A cosa servono? Soprattutto di queste dimensioni importanti. Non bastano. Qualcuno vi ha dato una risposta su questo? No. Che cosa rivendichiamo? Essere ammessi a esercitare un controllo che penso ci spetti di diritto. Oppure siamo solamente schiavi a vita. Ecco, lo vedete, fondazioni e aziende farmaceutiche private. Nasce tutto da qui, da questo polo della scienza dei vaccini di Siena. È qui che ben 4 ministeri, come si legge nella Gazzetta Ufficiale dell'agosto scorso, hanno fatto nascere la nuova fondazione Biotecnopolo di Siena, e che diventerà centro di riferimento antipandemico nazionale con 340 milioni di euro del PNRR, ultima opera del governo Draghi. E al vertice del nuovo Tecnopolo è stato chiamato l'americano Anthony Fauci. Da quanti anni tu lavori dentro il polo scientifico di Siena? Circa 40 anni. Oggi lì dentro nascerà un biotecnopolo. È già fatto tutto l'edificio praticamente, quindi è già costruito, non c'è bisogno di fare altro. Non so se dovranno ampliare i laboratori per arrivare a altri livelli, tipo BSL4 o meno. BSL3 senz'altro c'è già,
Il nuovo biotecnopolo lavorerà insieme a una fondazione che a Siena unisce già ricerca pubblica e finanziamenti privati, la Toscana Life Sciences. All'interno di questo edificio, al numero 35, ci sono i laboratori Vismederi, cioè i laboratori di un privato, è un laboratorio BSL2, BSL3. Sono regoli di Mediaset. Qui da voi ci sono i laboratori, i BSL3, giusto? Esatto. Quando si dice che in Italia ci sono già due poli simili a One, quindi si parla di Trieste e si parla di Siena, si dice il vero o il falso? La potenzialità scientifica, le competenze, la strumentazione per studiare, collezionare, manipolare organismi, microorganismi che potenzialmente possono provocare ciò che è partito da One, ci sono tutte e quindi aumentiamo enormemente il rischio.